I'm Nino Gagliano, and here we are in Italy, in Piazza del Plebiscito. Here the square is surrounded by history, art, religion, and above all, from the huge food culture. In this journey, we will discover the most loved Italian dish in the world. The pizza, they actually changed completely the habits of the world. We will discover pizza by all her shape, like pizza fritta, that is fried pizza. Also, tradizionale is the traditional one. Pizza portafoglio or pizza wallet, and as well by the pizza moderna or a modern pizza. So let's follow me and let's discover this journey about Neapolitan pizza. Let's go. In Napoli, everything starts with a good coffee, and we will start too with a good espresso. The origin of pizza are innumerable and uncertain. In every part of the world, they had some flatbread similar to pizza, like the pita in Greece, or the farata, or also the chapati. In the world we count, we have more than 100 varieties of flatbread. The first written testimonies of the world pizza in Italy did that back in 997 in a rental contract in the city of Gaeta. Actually, in the rental contract was included that the tenant should include in his payment the realization of 12 pizzas. The evolution of bread to a pizza actually started when it was added new ingredients moist to the dough, as vegetables, fish, lard, and other cheeses. And most of all, not as a filling between two layers of pasta, but actually just on one layer, just like a pizza in nowadays. So here we have like an example of different tomatoes. So this one is more or less the same one that used for pindolo or pendolo tomato. It's really sugary, so it's really sweet. And then we have the famous Sammarzano. So as you can see, have a special shape. What is really particular have is an oblong, and the most of all have like a special noose, usually in the end, like this one. So this one is the main characteristic, long and as well with a small noose on the base. This one usually used for raw as tomato salad, and as well conserved or canned for the tomato sauce for pizza. So this one is Sammarzano. It's produced in 41 districts, and most of them are near to Vesuvio area, as well because they have like a special soil with the volcanic minerals, and as well is really fertile. Here we are to Pizzeria Brandi, where according to the story was invented the pizza margherita. South Italy always been the kingdom of Italian street food, and Napoli and Palermo always been the capitals. But in Napoli there is an iconic street food called pizza a portafoglio. What does it mean, portafoglio? Actually, the word portafoglio means wallet. But why pizza, wallet? What connection there is between these two words? Actually, they take the name from the sides of the pizza, that actually is smaller than the classic one, that the usually size is around 33 centimeters, and the portafoglio, so for the street food, is around 20 centimeters. But the name takes actually this name wallet for how it's folded, just like a wallet. But there is also another name that actually refers to the same things, is pizza a libretto. Libretto actually means like a pocketbook or a small book, just like a wallet, so looks like a small book. But now we will go to one place that actually seems to be the author of this pizza a portafoglio, and this Antica Pizzeria Portalba. Let's go to see it.
So actually, as you can see, so you just fold like a wallet, and have also the size of the wallet. And as well, before we call a libretto, just because you see, it's like a small book with the pages, so that's why it's called also a libretto. Buon appetito. We are here now in Port Alba, the most ancient pizzeria in the world. Actually, it's back in 1738, and in the beginning it was like a pizzeria just working on takeaway, and then in 1800 they started to be a real pizzeria, so that you could sit, just grab a glass of wine and enjoy pizza, just like a normal pizzeria nowadays. Neapolitan pizza. Easy, simple, genuine, just like Neapolitan people. Actually, the pizza have a magical number 4. So you have the dough, the topping, and the tomato sauce. Why is the magic 4? For the dough, you need only 4 ingredients: flour, water, salt, and yeast. For tomato sauce, 4 ingredients: tomato sammarzano, salt, olive oil, and basil. And for a topping, also 4. You need tomato sauce, basil, mozzarella, and parmesan cheese or pecorino. So it's the magic 4. Yeah, the Tribunali, the Walk of Fame of pizza. And here we are with Gino Sorbillo, one of the real ambassador of Neapolitan pizza in Italy and the world. Ciao Gino, ciao. Come stai? Bene. Ci vuoi raccontare il tuo tipo di pizza e anche il percorso? Guarda, il mio tipo di pizza è una da considerarsi come una pizza popolare, la pizzeria di strada è una pizza e pizzeria di strada, una pizza del popolo e del popolino, diciamo, fatto di avventori, studenti, pensionati, dipendenti, voglio dire, che poi piace diciamo anche a persone dal palato fine. Però per me la cosa importante è portare avanti, riuscire a mantenere, nonostante poi l'evoluzione che c'è stata e c'è ancora per fortuna nella pizza napoletana, mantenere comunque gli standard per come la pizza poi è nata. Visto che appunto 300 anni fa, con 300 anni di storia che ha la pizza napoletana, diciamo, di tante famiglie di pizzaioli di Napoli, veniva venduta proprio nei vicoletti della città, del centro città, per essere mangiata poi proprio per strada, diciamo, come forma arcaica di street food. Tant'è vero che la nostra pizza ancora oggi, nonostante poi le dimensioni che sono diventate man mano sempre più grandi, mantiene ancora quelle caratteristiche di pizza da poter piegare in 4 a portafogli e da poter mangiare per strada. Gino, ci spieghi che cos'è la pizza 8? La pizza, cioè, pizza 8 oggi è una forma appunto arcaica di finanziamento che diciamo si dava ai clienti durante i periodi della guerra o di grandi carestie, dove le persone avevano la possibilità di poter ordinare una pizza, di poterla mangiare, quindi portarla a casa, mangiarla sul posto pagandola dopo 8 giorni. Quindi la cosa nacque ancora oggi, la porto avanti, l'ho ripresa qualche anno fa, perché molte persone nel passato sono state costrette a commettere reati, furti nello specifico, per poter sfamare se stesso e i propri cari. Quindi da lì l'idea di noi napoletani generosi, tante pizzerie napoletane generose, di dire un attimo, per un bene, diciamo, per di prima necessità, che appunto è la pizza napoletana, diciamo non ricorrete a commettere crimini, ma vi diamo la possibilità di poterla ordinare, mangiare e poi con comodità. Certo, se non sono 8 possono essere 6 o possono essere 10, l'importante è saldare il debito. Quali caratteristiche proprio nell'impasto, nella mozzarella? Guarda, l'ideale è il fior di latte, appunto di latte vaccino, il fior di latte di Napoli, che ha il giusto compromesso anche di latte ed un'ottima resa, ed è così che nasce la pizza per tradizione. La mozzarella va bene, ma la si deve saper usare, conoscere ovviamente, la si deve tagliare prima,
perché altrimenti spugnerebbe troppo la pizza e la farebbe anche cuocere male, e farebbe anche cuocere male gli altri ingredienti. Invece la salsa di pomodoro come è composta? La salsa non deve essere per nulla manipolata. Se noi prendiamo, per esempio, qui da noi, in tutte le mie pizzerie, un pomodoro lo schiacciamo, no? E lo saliamo un pochino e andiamo così, diciamo, sulla pizza per poi cuocerla e cuocerlo assieme ad altri ingredienti, quel pomodoro praticamente rimane autentico e rimane la sua identità. Se invece noi, come fanno tante pizzerie, prendiamo questo pomodoro e lo trasformiamo in sugo, cioè lo precuociamo con olio, aglio, spezie. Quindi salsa di pomodoro, la salsa per la pizza, come è composta? Allora, la salsa tradizionale. Allora, più che salsa di pomodoro, io lo chiamerei pomodoro San Marzano. Sulla pizza napoletana va parmigiano, grana, pecorino, misto? Come allora, si usa il parmigiano reggiano, c'è chi usa il grana padano, ovviamente andrebbe messo dopo la cottura, però ci sono tante espressioni di pizza e tanti punti di vista. Quali consigli dai a coloro che si vogliono avvicinare alla pizza napoletana, quindi da farla in casa, oppure dei pizzaioli professionisti che forse fanno un altro tipo di pizza e vogliono invece convertirsi, per così dire, alla pizza napoletana? Guarda, io direi consigliere loro di informarsi bene su come è nata, evoluta, anche cresciuta, diffusa e proposta la pizza napoletana. So now we know all the characteristics of the real Neapolitan pizza, but now let's go and let's see how to make a real margherita. Let's follow me. Allora, per chi non lo sapesse ancora, questa è la classica pizza napoletana mangiata a Napoli, che potete mangiare a Napoli, in tutto il mondo, però fatta a regola d'arte. Quindi prendete spunto da questa e non fate pizze diverse da quella napoletana. O se le fate, fatele buone almeno. Baci da Napoli. But in Naples pizza isn't just baked, but also fried. The pizza was already deep fried in 18th century. Stuffed with boneless small fishes, salt and pepper. The modern fried pizza was born after the Second World War, where most of the wood fire ovens were destroyed due to bombing, and the cheapest and fastest alternative was to fry. A mythical scene is that of Sophia Loren in the movie Golden Naples, in the role of a seductive pizza maker frying pizza in Neapolitan Bassi, the typical storefront level housing of Naples. Here, Gino Sorbilla is going to fry for us a traditional Neapolitan pizza fritta. The pizza is made with the same dough of the classic one and filled with creamy ricotta, smoked provola cheese, chicory, salt and black pepper. Then it's carefully closed to ensure that all the ingredients are kept in the pizza and not drop off when it's going to be fried. Other versions can have also a Neapolitan salami, a drop of tomato sauce and cook at hand. Then the pizza is masterly deep fried until it becomes golden and puffy. Questa è la pizza fritta napoletana, è imparentata con la pizza al forno, nel senso che è fatta con lo stesso impasto della pizza tradizionale che tutti quanti conoscono. Ha la forma di un cappello di Pulcinella, la si può condire, imbottire come si vuole, anche con le verdure, con salami, formaggi, con bianca, con pomodoro, tutto senza pomodoro e niente. La si strappa qui, guardate. La si addensa, all'inizio si comincia a gustare la pasta, poi il condimento si ferma nella parte appunto in basso. Buon appetito! Let's know deeper the ingredients used for the pizza fritta. Ricotta. The word ricotta means recooked in Italian and involves the reheating of the whey leftover from the production of other cheeses such as mozzarella and provolone. Ricotta can be produced from the milk wave of any dairy animal, including cow, sheep, goat and water buffalo.
chicory. Chicory are obtained for the cooking of pork belly like pancetta and pressed into special forms. Salame. In Italy exists more than 100 varieties of salami, but in Naples the most used are salame Napoli and salame Milano. Napoli has a medium big grind with a mild flavor, for a while Milano has a fine grind, a smooth texture and a sweet flavor. In the case of pizza fritta, we are going to use the classic salame Napoli. Prosciutto. Prosciutto in Italian means ham and can be crudo or cotto. Crudo means raw or cured and cotto cooked. We are now at Antica Pizzeria da Michele, one of the most loved pizzeria in Napoli. Actually, they serve an old-school Napolitan pizza at Ruota di Carretto. It's the style of their pizza. What does it mean, Ruota di Carretto? Actually, the word carretto is a cart. And why it's cart? Because the pizza is really huge, actually 35 centimeters. The main characteristic is the side of the pizza must fall out of the plate. And actually, it's really famous for this one. It must be really huge. How many pizza they have? Only two pizza, margherita and marinara. Margherita simple, so for the latte, tomato, basil, that's it. For a while, marinara, simple tomato sauce, oregano, garlic, olive oil. So really simple, how it looks. So if you want really to enjoy a traditional Napolitan pizza, so come here at Antica Pizzeria da Michele. So actually here we are in the market of Pignasecco, and here we can find like a fishmonger from Naples. So actually the story of the word marinara as pizza, basically it was like a really basic pizza with just tomato sauce, oregano and garlic. And usually why it's called marinara, from marinaio or sailorman. And usually they used to take like this kind of small fishes that actually was cheap and just what, and this way was like satisfying and good enough for work as well. But just a few meters away from the Antica Pizzeria da Michele, there is another ancient pizzeria called Ciro a Trianon, that just a few meters, and as well makes a really traditional Napolitan pizza, the same style like Ruota di Carretto or cartwheel. Let's go to see. Also in Trianon we can find an old style Napolitan pizza. So as you can see here is the famous Ruota di Carretto or cartwheel. So as you can see you can go the side outside the plate. In this case we took like four pizza, the margherita, the salsiccia and friarelli, as you saw as well in the market, like sausage and a Napolitan friarelli, a classic capricciosa pizza that we have here. The real capricciosa actually is made with cooked ham, mushrooms, black olives, and as well the classic ingredients of a margherita. And then we have here a classic calzone that as well it's called ripieno. So ripieno means actually filled, and we can have two versions, the fried and as well baked. The filling usually it's like ricotta cheese, ham, and you can find as well like salami. Usually find like a Napolitan salami or some kind as well spicy, but the spicy isn't too traditional. And usually it's folded, and as well you can find a little bit of tomato sauce and mozzarella cheese. Another important details about capricciosa is the ingredients artichokes. So sometimes the pizzeria they use, another pizzeria not, but the traditional one is with the artichokes. What is really important as well, actually, are the black olives. So if you would like to eat a good pizza, and if you would like to understand which one is of good quality, you should eat with no pitted olives. Actually, why? Because when you pit the olives, so it's without the center seeds, so actually they will lose all the flavor in the brine. So actually we lose all the flavor, the tasty. So if you can use as well a tome in your pizza, so use with the seeds, and you will find the best results.
Also, it's really important to know that salsiccia in Friuli is called pizza bianca, so we have always without tomato sauce. So it's only cheese, Friuli and sausage, so without a meat. Buffalo mozzarella represents the real queen of Italian French cheeses. It's made only from water buffalo milk, and the production is done only in selected production areas. All the mozzarellas on the market with the packaging bear the denomination mozzarella di bufala or mozzarella bufalina and so on are not PDO certified, protected designation of origin, and this denomination is not allowed by law. Each package must bear the following indication, like the Trademarks of Protection Consortium, the PDO trademarks, and mozzarella di bufala campana denomination. Provola is a type of mozzarella produced from cow's milk smoked with a moist straw, which gives it a characteristic color and flavor. Caserta. The city is well known for the beautiful Royal Palace of Caserta, the buffalo mozzarella, and also for the gorgeous pizza of Francesco Martucci. Pizzeria I Masanieri, here in Caserta with Francesco Martucci. Ciao Francesco e grazie della tua ospitalità. Ciao a tutti, un grande piacere, un grande onore essere qui con voi. Ci vuoi raccontare un po' il tuo percorso e anche la tua idea di pizza? Il mio percorso inizia quando avevo l'età di 10 anni, ho iniziato per necessità perché prima si doveva portare qualcosa a casa, sai, poi man mano con gli anni che passavano me ne sono innamorato e spingi e siamo arrivati fino adesso, fino alla nostra idea di pizza che è completamente diversa da quello che c'è in giro, dalla pizza. La pizza può essere fritta al forno oppure come il futuro di marinara. Come è nata l'idea e l'invenzione di questa pizza che io sono particolarmente affascinato? L'idea è nata dalla mia grande ammirazione per Antonio Starita, che è stato il primo a mettere in campo le due cotture. Io volevo fare qualcosa sentitamente di mio e Antonio, come i grandi maestri storici e le grandi leggende, viene preso da esempio, quindi prendere spunto da una pizza di Antonio mi è stato un grandissimo onore, un grandissimo maestro, addirittura per me mistico. E niente, volevo metterci qualcosa di mio e così, studiando le tecniche, la reazione degli impasti a varie temperature, a varie esposizioni, è nata la Futuro di Marinara, che è una cosa completamente diversa poi dalla classica marinara, dalla classica fritta al forno, diversa da tutto. Come cottura, vapore 100 gradi, fritta 180 e forno 390-400, quindi abbiamo degli shock termici continui che danno quella consistenza particolare che avete avuto modo di provare. Poi la conoscenza della materia, un semplice pomodoro può essere usato in 100.000 modi, noi l'abbiamo proposto arrosto e poi fatto in crema, l'aglio che si usava per la marinara, abbiamo preso l'aglio orsino che ha più sfumature e meno spigolosità, l'oliva cagliazzana del nostro territorio casertano, i capperi di Salina, l'origano di Ischia, le alici di Trapani, fanno sì che la marinara casertana, perché questa è la marinara casertana, sia scaraventata nel futuro. E la gente ci ha dato ragione, perché è diventata una pizza iconica, difficilmente raggiungibile, ma non perché l'ho fatta io, secondo me fra 10 anni magari nascerà qualcosa. Invece l'altra pizza che è anche una delle tue pizze iconiche è la Mani di Velluto, ci puoi raccontare anche come è composta la Mani di Velluto? La Mani di Velluto nasce praticamente dall'idea che il friariello napoletano
praticamente anche durante il suo periodo, nei vari periodi del suo periodo, per esempio ha una temperatura un po' più mite, un po' più fredda, gli dà delle strutture diverse, a volte più cimoso, più duro, morbido, eccetera eccetera eccetera. Quindi cosa succede? Siamo riusciti a standardizzare il friarielo facendolo in crema. Stupendo. Ok, crema di friarielli in acqua di ricotta di bufala, addolciamo, ingolosiamo il boccone, facciamo più goloso, mozzarella di bufala, salsiccia di suino, pelatello teanese e calcagno a crosta liscia oppure un pecorino dei monti rattari, e abbiamo fatto una grande pizza che ha dato una spallata alla classica salsiccia al friarielli. Quale motivazioni per venire a Caserta oltre a venire da te? Caserta ha tantissimi posti bellissimi, la reggia di Caserta che è il primo, Belvedere di Saleucio, cioè Caserta Vecchia, la reggia di Carditello che è in provincia, è qui vicino a pochi chilometri, veramente c'è tanto da vedere. Magari si pensa a Caserta, si pensava, fortunatamente sta cambiando questo pensiero, lo stereotipo di terra dei fuochi, di malaffare. Adesso Caserta si sta parlando per cose belle e ne siamo strafelici. Perfetto, ti ringraziamo Francesco. Grazie a voi. And we would like to thank as well to Francesco for his idea of pizza, and you are welcome to come here to I Masanelli, in Caserta, and as well to enjoy the beautiful city of Caserta. Di stendere la pizza con della semola invece della classica farina. Praticamente la farina è tanta, la semola no, è una delle differenze più accentuate. Poi mi piace anche quel leggero profumo quando la fai, ma trovo leggero questo. Siamo amanti delle sfumature. Allora, futuro di marinara cotta in tre modi diversi: vapore 100 gradi, fritta 180 e forno 400, crema di pomodoro arrosto, capperi di salina, oliva cagliazzana, pesto di aglio orsino e origano di Ischia, gli alici di Trapani, la marinara casertana portata nel futuro. Mani di velluto, crema di friarielli in acqua di ricotta di bufala, mozzarella di bufala, salsiccia di suino grigio ardese casertano e mozzarella di bufala e calcagno a crosta liscia. In the ancient market of Porta Nolana. We are here for discover some of the traditional ingredients for Neapolitan kitchen, the most are used as well for Neapolitan pizza. Here we have the most loved vegetables for Neapolitan. Actually it's called friarielli. In Italy they have different names, like we have ratini, tuscany, broccoletti, cime di rapa. This one is particular, it's called friariello. Actually the words comes from the Spanish, frio grelos, that means frio, cold, and grelos like broccoli, so it's like winter broccoli. And usually this one is prepared fried and accompanied with his best friend, that is Neapolitan sausage. In Italy each region has their own way of preparing salsiccia, with additional spices and red wine. The Neapolitan sausage is chopped coarsely using a knife, and typically seasoned with just black pepper and salt. Traditionally, it's served with a pan-fried friarielli. Another ingredient really important for the pizza is a must, so it's the basil. So as you can see, the basil is completely different. So this one is called Neapolitan basil, and the scientific name is Basilicum Neapolitano, or in other words, as well, it's called Basilicum lettuce, because the leaves looks like a lettuce. The characteristic of a Neapolitan basil actually have the leaves really big, so that's why as well it's called a lettuce. And in this time we find as well some flowers, so we have some basil flowers that usually are also used for salads, or as well in a good kitchen
therefore I give some extra chance or flavor to the dishes. But in the world we have more than 60 varieties of basil. So for example, in Italy we have the basil lettuce or Neapolitan basil, but as well the Italian classic. So usually is the basil that we use in Genoa, for example, for make pesto alla genovese. The leaves is much smaller and as well is more delicate in the taste. But in the world there are many varieties like Thai, Greece, or the Brazil mancia di cao. Which one is the difference? Actually, more or less they have the same flavor, just that they maybe can have some notes of anise, citrusy, so can be good, but not for pizza. But in Caserta there is another pizzeria famous for his pizza, and actually is Salvatore Rionello from Pizzeria Lionello, the author of the pizza diversamente napoletana. Ciao Salvatore e grazie della tua ospitalità. Ci farebbe piacere conoscerti un po' più approfonditamente sul tuo percorso di vita professionale. Ci vuoi raccontare qualche dettaglio in più? Certo, io nasco nel 2012 come artigiano, ma solo per una sfortuna, dove dovetti sostituire mio padre dietro al banco e parte un po' questa avventura nell'arte bianca, no? E per cercare di far star più sereno a mio padre, che già combatteva la malattia in un letto, che stava combattendo tra la vita e la morte, io decisi di farlo con più responsabilità, cercando di acculturarmi su quello che stavo facendo e su quello che aveva fatto precedentemente mio padre. Da lì nasce un po' diciamo questa curiosità nel vedere tante tipologie diverse di pizza. Parlo di tipologie di pizza proprio per una pizza napoletana, quella romana, pugliese, e incominciai un attimo a studiare ogni regione la sua pizza. Da lì nasce un po' la diversamente napoletana, che non era altro che un impasto di pizza in teglia che faceva mio padre. E siccome io all'epoca facevo il muratore, sapevo anche fare i forni a legna e lavoravamo poco, facendo 10-12 pizze al giorno, decisi di fare il forno a legna. E quando portai il mio impasto di pizza in teglia, abbassando solo l'idratazione e facendo una classica pizza rotonda di 32 cm di diametro, quando uscì dal forno uscì con un cornicione abbastanza pronunciato, dove mio fratello mi disse: guarda Salvatore, ma questa non è una pizza napoletana. Io lo guardai e dissi: infatti la nostra sarà una diversamente napoletana. Secondo te quali sono le caratteristiche oppure le tecniche che rispetto a una pizza tradizionale ritroviamo nella pizza contemporanea che la esaltano sotto una nuova luce? Guarda, io questo è un tipo di paragone che non lo faccio neanche, perché io rispetto tantissimo la tradizionale, perché credo che grazie a chi oggi ha i capelli bianchi c'è stata l'evoluzione da parte nostra dei giovani. Prendi la grande pizza di Michele a Napoli, di Gino Sorbillo, di Matteo, pizze storiche a ruota di carro, ma fatte in un certo modo, sono anche molto meglio delle pizze di queste nuove generazioni. Io credo che dietro ad ogni impasto ci deve stare una tecnica ben precisa e una cultura, perché si deve sapere ciò che si fa. Allora lì ti posso garantire che il cornicione alto è molto scioglievole se si fa bene, ma se gli impasti si fanno giusto perché dobbiamo seguire una moda, io preferisco sempre mangiare le pizze della tradizione, non mangiare le pizze contemporanee, dai, diciamo così. Un'ultima domanda: quali sono le tue creature oppure le tue pizze che più ti identificano oppure che ci tieni più particolarmente? Diciamo che i quattro cavalli di battaglia sono pizze che ho creato nel mio inizio di questo meraviglioso percorso dell'arte bianca, ovvero la My Dad, che era una pizza che ho dedicato a mio padre, che era un piatto tipico suo domenicale, che mangiava affiancando comunque le melanzane alla salsiccia di maialino nero casertano. C'è la Ribelle, che è una pizza. Ricordo bene questa pizza, quella ha vinto anche un premio mondiale, sì. Ha vinto il mondiale del 2014. Poi c'è la Ribelle, che è una pietanza che faceva mia nonna con zucca e melanzane arrostite, che va tantissimo.
benissimo. Poi c'è la classica mortadella, che all'epoca eravamo veramente pochi di noi a farla, che va tantissimo come pizza a modo mio. Poi in base alla stagionalità abbiamo la scomposta, che è una delle nostre pizze identificative, con le chips di melanzane, pomodorino confit, spuma di parmigiano e una vellutata di melanzana. So we would like to thanks as well Salvatore Iorello for his story, professional as well private, and now we're going to move as well to the to bake some pizza that he makes famous, so let's go as well to see. Allora, ecco la nostra diversamente napoletana, un impasto al 75% di idratazione, un impasto così idratato prevede anche un forno un po' più moderato, non lavoriamo come pizzeria napoletana a 450 gradi di temperatura, ma lavoriamo sui 380, massimo 400, perché dobbiamo fare in modo, anche se cresce il cornicione, e che all'interno si asciughi alla perfezione, ma soprattutto abbiamo un prodotto un po' più croccante e scioglievole allo stesso tempo. Salvatore, invece rispetto alla tradizionale napoletana, per esempio molti adesso utilizzano la semola, come mai? Noi utilizziamo la semola, sempre utilizzato la semola, da quando ho iniziato questo lavoro, a prescindere per l'alta idratazione la semola non si attacca come la farina, ma la cosa bella è che la semola, avendo una granometria un po' più spessa, dà anche quella parte rustica, soprattutto al morso, cioè nel palato dei clienti, che è molto più piacevole e che rispecchia un po' i sapori di una volta, che forse sono anche un po' dimenticati. Quindi si può dire che sia proprio un gioco anche di consistenza? Certamente. Stendiamo la pizza e andiamo ad inserire la nostra crema di melanzane. La nostra crema di melanzane non facciamo altro che bruciare la melanzana stessa all'interno del nostro forno a legna a 380-400 gradi e facciamo in modo che con questa bruciatura si stacchi la pelle con la polpa stessa all'interno e automaticamente questa bruciatura, grazie proprio al calore del forno, dà in un certo senso una giusta affumicatura alla polpa stessa. Andiamo ad inserire il nostro fior di latte. E poi mio fratello al forno che deve cuocere la pizza. Mettiamo la pizza sulla pala. Andiamo ad avere un diametro sempre di 32 cm, mettendo su tutti i quattro lati della pala. E andiamo a schiacciare un po' queste micro bollicine di gas carbonico. Che è dovuta proprio a una lavorazione non solo di 36 ore, ma di una giusta massa e un ingolfamento d'aria. Salvatore, ci puoi dare qualche nozione anche sulla cottura della pizza riguardo alla legna oppure alcuni dettagli? Quando si utilizzano dei prefermenti, come in questo caso abbiamo un 25% di prefermento solido e il 25% di prefermento liquido, abbiamo a che fare con un impasto che sì, cresce il cornicione, ma che ha una maculatura un po' più scura del dovuto e non prevede una fiamma troppo forte proprio sulla pizza, ma vuole più un suolo potente che grazie al suolo riescono poi a lavorare bene i lieviti e a far crescere il cornicione in un giusto modo ed equilibrio, avendo comunque una struttura abbastanza ramificata. Ecco la nostra pizza e qui abbiamo la parte croccante delle chips tra uno spazio e l'altro. Andiamo ad inserire i nostri pomodorini semidry per dare anche la giusta nota acida, poi dolce e croccante. Andiamo ad inserire la nostra spuma di parmigiano stagionato 24 mesi. Poi abbiamo il nostro basilico, rispecchia anche un po' i colori della nostra amata Italia, no? Il rosso dei pomodorini, il verde del basilico, il bianco del parmigiano,
spieghi come hai fatto questo basilico cristallizzato? Il basilico questo qui viene direttamente fritto e poi automaticamente asciugato nell'essiccatore. Vi presento la mia parmigiana scomposta. The pizza is really great. So what I really love, you have like different consistency, like from aubergine, like from the crystallized basil. There is like parmesan mousse. So if you are in Ortonatella, so don't miss this pizza and try to come in Ortonatella and visit Salvatore Nonello. So you're welcome. Our journey to Italy finished here. Between Naples and Caserta, we discovered the real meaning of Neapolitan pizza in all their shades, like pizza fritta, al portafoglio, traditional and modern. I really hope that you enjoyed this video and see you to the next episode. Ciao!